Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio a Benevento inizierà lo screening dei segmenti di popolazione più esposti al Covid-19 attraverso l'effettuazione di tamponi faringei che consentiranno di diagnosticare l'eventuale positività. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che spiega: ad effettuarli d'intesa con la regione Campania sarà l'istituto zooprofilattico che giovedì e venerdì prossimi collocherà un'apposita stazione mobile nei pressi della rotonda sita vicino al settore ospiti dello stadio Vigorito. I cittadini prescelti dovranno accedervi a bordo della propria vettura attraverso un apposito percorso, un po' come accade nei drive-in. Si tratta di un'ulteriore iniziativa rispetto a quella messa in campo dall'ASL Benevento e consentirà di effettuare il test su quella parte di popolazione cittadina che nella fase emergenziale più è stata esposta a rischio contagio. Quindi si inizierà giovedì con i cittadini appartenenti a tutte le attività di pubblica utilità. Si tratta in primo luogo degli appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, dei dipendenti comunali che hanno reso servizio in presenza e sono stati a contatto con il pubblico, dei medici e pediatri di base, degli operatori delle farmacie e parafarmacie, degli operatori ecologici dell'ASIA, degli operatori del trasporto pubblico locale come quelli della trottabus e degli operatori del volontariato. Venerdì invece toccherà agli operatori di tutti quegli esercizi di prima necessità che hanno operato nella fase emergenziale. Si tratta di operatori di supermercati, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli, tabaccai, onoranze funebri, benzinai ed edicolanti. Per questa seconda categoria il Comune sta predisponendo anche un apposito elenco per contattarli ed invitarli a sottoporsi al test. Per evitare ingorghi e per facilitare l'attività dell'ente sotto questo profilo, sarà possibile per i titolari di queste attività contattare anche i numeri telefonici che sono disponibili sul sito web di TV7. Questo screening, ricorda ancora il sindaco, che sarà su base volontaria, rappresenterà una sorta di obbligo morale, oltre che una formula di tutela per i familiari delle persone sottoposte a tampone e più in generale per l'intera cittadinanza, poiché consentirà di individuare anche gli eventuali asintomatici ed evitare in questo modo l'inconsapevole propagarsi del virus. Di qui il mio accorato appello soprattutto agli operatori commerciali affinché aderiscano all'iniziativa. In questo modo, a differenza di chi non aderirà, potranno offrire maggiori garanzie a tutela dei propri clienti, informandoli che nessun operatore è risultato positivo al test faringeo, che va sottolineato è indolore, veloce e nello stesso tempo esaustivo. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata di sabato 99 tamponi, dei quali 98 sono risultati negativi ed uno dall'esito incerto. Intanto proseguono comunque i dati positivi che giungono in redazione dal report stilato dall'azienda ospedaliera San Pio. Alle 18 sono 9 pazienti positivi, 7 residenti in provincia di Benevento e 2 residenti in altre province. 26 sono i pazienti sospetti, dei quali 18 residenti in provincia di Benevento e 8 residenti in altre province. Nessun ricovero in medicina interna nell'area isolamento Covid dedicata del pronto soccorso. Non si registrano dimissioni e decessi. Cresce di giorno in giorno il numero dei guariti nel Sannio, secondo il nuovo report dell'ASDRA di sabato 9 maggio. 108 i guariti, 66 positivi, dei quali 49 a domicilio, 7 ricoverati al San Pio, 8 in altre strutture e 2 ricoverati in altre province. Deceduti, ricordiamo, fino ad oggi 15 persone. 255 i tamponi effettuati nella settimana compresa tra il 4 e l'8 maggio. Il professor Paolo Ascierto, oncologo e direttore del Dipartimento Melanoma e Immunologia del Pascale, è intervenuto ancora una volta nello speciale Medicina 7 per parlare del Covid-19 e della gestione della fase 2, che preoccupa non poco. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Per quanto riguarda i test, ovviamente il tampone rimane il presidio più importante, perché quello è in grado di scoprire il virus al momento con un'accuratezza migliore a tutti gli altri, tutte le altre analisi. Però la sierologia ci può dare una mano. La sierologia però non significa andare a scoprire chi è in questo momento portatore del virus, non significa il famoso patentino di immunità, che è anche questa una sciocchezza.
Invece può aiutare lì dove non è possibile fare il tamponamento di massa, che sarebbe l'ideale, come ci hanno mostrato in alcune comunità internazionali, tipo la Corea, oppure in piccoli paesini del Veneto. E allora ci dà delle informazioni importanti. Per esempio, quello che stiamo facendo al Pascale da qualche settimana è che noi tutti operatori sanitari, anche i pazienti che vengono a essere trattati, ci sottoponiamo a un prelievo per vedere se abbiamo le IgG-IgM, contro il coronavirus. Ovviamente questa è un'informazione, lì dove sono presenti, i positivi vengono tamponati in maniera da vedere se hanno ancora l'infezione o no. In questo modo siamo riusciti a prendere delle persone positive e quindi isolarle immediatamente e mettere in sicurezza tutto il resto. Per quanto riguarda l'eventuale vaccino che tutti si auspicano, che tempi secondo lei ci sono? Che tempi prevede? Ma i tempi sono lunghi, in questo momento ci sono una trentina di aziende che stanno lavorando, qualcuna in uno stato un po' più avanzato perché ha già esperienza sul virus della SARS e della MERS, quindi ha superato degli step di laboratorio che invece sono necessari per gli altri. Tenete presente che in generale lo sviluppo di un vaccino è lento perché? Perché vanno fatti gli esperimenti sugli animali, va visto se sono in grado i vaccini di determinare una produzione di anticorpi importanti. Questi anticorpi poi devono essere neutralizzanti il virus. Non devono fare peggio perché c'è un fenomeno che si chiama ADE, lì dove l'anticorpo non neutralizza il virus, può addirittura fare peggio. E poi si va nell'uomo. Nell'uomo bisogna vedere se è in grado lo stesso di dare una produzione anticorpale importante e neutralizzante, che non ci siano degli effetti collaterali. Il tutto, come vedete, è un insieme di processi che non possono essere attuati nel giro di giorni, ma di mesi. Per cui un vaccino io sono sicuro che l'avremo, ma non prima di un anno. Anche se i numeri in Campania sono in questo momento dei numeri che vanno in una direzione ottimistica, non dimentichiamoci che invece nel nord Italia ancora c'è un numero di infetti al giorno abbastanza importante. Quindi il virus è ancora tra noi. Che fare? Fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Tra l'altro abbiamo fatto 2 mesi di sacrifici importanti. Quindi mascherina, distanziamento sociale, il lavarsi le mani, evitare gli assembramenti. Quindi io direi che in questo momento tutto ciò che è assembramento va evitato, onde evitare che ci possa essere una seconda ondata che è quello che noi tutti temiamo. Ecco, oltre al discorso diciamo, di questa attenzione, i dispositivi, tutto quello che è stato fatto, si può parlare di una regressione del virus in questo momento dell'anno, in questo momento della stagione? Si parlava di temperature più alte, di un clima differente? Al momento no, però ecco, vediamo tra 2 o 3 settimane, i numeri ci diranno quello che è avvenuto. Il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Benevento, Maurizio Manna, ai microfoni di TV7 ha parlato in maniera puntuale e rigorosa dell'attuale situazione relativa alle mascherine in vendita nelle farmacie di Benevento e del Sannio. Al momento si è in attesa della consegna delle mascherine chirurgiche, delle quali si sta parlando da tempo ed il cui costo sarà di 50 centesimi. Sentiamo cosa ha detto il presidente Manna. La situazione mascherine è ancora una situazione critica, però è in via di soluzione. Devo premettere che il settore delle mascherine è un settore merceologico che la farmacia non ha mai trattato tradizionalmente e si è trovata naturalmente a improvvisare una linea di approvvigionamento per rispondere e corrispondere a quelle che sono le esigenze della popolazione in una fase appunto come la fase 2, nella quale sono diventati dei dispositivi obbligatori per consentire la reimmissione nei circuiti produttivi e sociali da parte dei cittadini. Quindi noi abbiamo fatto il nostro meglio per cercare di approvvigionarci. Il settore è estremamente delicato, in quanto anche da un punto di vista amministrativo è molto complesso. Esistono vari tipi di mascherine, ci riferiamo naturalmente alle chirurgiche, non mi dilungo sui dispositivi di protezione individuale che sono un'altra cosa e sono più sofisticate. Per quanto riguarda le chirurgiche, esistono la tipologia che ha marchio CE e sono introvabili. Il governo ha cercato di mettere in campo una procedura in deroga facilitata, grazie alla quale attraverso l'autocertificazione gli importatori ottengono la validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che non riesce
naturalmente a validare tutte le richieste che gli pervengono. Il risultato è la penuria delle mascherine. Allora con la Protezione Civile si è chiuso un accordo che prevede non solo il prezzo calmierato, come ben noto, di 50 centesimi più IVA, quindi 60-61 centesimi al dettaglio, ma naturalmente si prevede anche di mettere in piedi una filiera di distribuzione che dal governo, dalla Protezione Civile, attraverso la farmacia, arrivi a soddisfare l'utenza. Quindi bisogna attendere ancora. L'ultima riunione c'è stata in Protezione Civile, ha coinvolto Federfarma e anche i distributori intermedi del settore farmaceutico. Pare che in una settimana, 10 giorni, finalmente si risolverà la situazione. Intanto noi stiamo mobilitando tutte le risorse di magazzino e vendiamo al prezzo imposto anche quello che abbiamo acquistato a prezzo maggiore. L'unità di crisi della Regione Campania, nella giornata di sabato, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, ha registrato 1.838 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche le registrazioni di rientri con autonoleggio. Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, i caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. 31 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37 gradi centigradi. Sulla base delle valutazioni mediche fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le ASL hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo alcuni passeggeri. In particolare 305 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 4 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi, sabato ne sono stati effettuati 5, uno dei quali risultato positivo alla barriera di Caserta Nord. Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 16.888, 131 le persone con la febbre, 3.540 i test rapidi eseguiti, dei quali 114 risultati positivi. I tamponi effettuati sono stati 126, di cui 3 risultati positivi. Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento domiciliare con le modalità previste dall'ordinanza 41. Il cadavere di un uomo di 55 anni è stato rinvenuto sabato dinanzi alla sua abitazione a Rione Libertà Benevento. A lanciare l'allarme ed allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno notato il corpo della vittima sul marciapiede. Ancora sconosciute le cause del decesso, anche se ad una prima visita esterna sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza. Un dipendente di un distributore di carburanti di Montesarchio è morto travolto e schiacciato da un cancello in ferro di un deposito. La vittima è un uomo di 64 anni di Pietrastornina. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il cancello è uscito dalle guide travolgendo la vittima, che sarebbe poi finita sotto la pesante inferriata. 42 anni fa l'onorevole Aldo Moro fu ucciso dalle Brigate Rosse, il colpo più eclatante probabilmente subito dalla Repubblica Italiana. Tante le cose scritte, tante le dichiarazioni che si sono susseguite, come tante sono state le inchieste delle commissioni e anche quelle giornalistiche. TV7 ha ospitato nei suoi studi la figlia Agnese, che con garbo e stile ha ricordato la figura del papà Aldo Moro. Sentiamo un passaggio dell'intervista realizzata il 6 ottobre del 2013. Ma sai, diciamo, lo scorrere del tempo non attenua certi ricordi e anche certi rimpianti, perché in fondo tutto sommato, vabbè, mio padre quest'anno avrebbe compiuto 97 anni, quindi probabilmente non ci sarebbe stato più lo stesso, però certamente mi dispiace pensare alle tante cose che avremmo potuto fare insieme. Lui in fondo aveva 61 anni quando è stato ucciso, quindi me lo sarei potuto godere ancora per un po'. E quindi questo senso di aver perso qualche cosa anche nella vita adulta, diciamo, lo sento molto, e sento molto il rimpianto di queste persone, lui, le persone della sua scorta, bravissime persone che non ci sono più, e insomma, sono sempre con noi, però quando ci sono questi
questi anniversari, diciamo, uno è anche portato a fare dei bilanci, delle riflessioni, è chiaro, su quello che è stato. Intanto io sono sempre sorpresa di questo ricordo così caldo, così affettuoso che è rimasto di lui, cosa che non era affatto scontata, tutto sommato, sono passati tantissimi anni, non è che poi sia una figura che sia stata, come dire, pubblicizzata più che tanto. Evidentemente è rimasto negli italiani l'idea di una persona, ecco, questo mi rimandano, che era nostro, che era qualcuno che lavorava per noi, e una persona vicina, il che poi contraddice il fatto, no, che spesso dicono che era incomprensibile, eccetera. Invece evidentemente c'era un modo di comunicare, e mi ritorna il rimpianto, dice, perché non ci sono più persone così, ne avremmo tanto bisogno. E poi tantissimi episodi di vita, perché appunto lui comunque si fermava tanto volentieri a parlare con le persone, a sentire quello che avevano da dirgli, a discutere insieme, quindi tantissimi episodi mi sono stati riportati indietro, diciamo, da questi giri. Dopo oltre due mesi di lockdown, riaprono in Campania i mercati di Campagna Amica, consentendo agli agricoltori di riprendere l'attività di vendita diretta dei loro prodotti, ad annunciarlo col diretti, accogliendo favorevolmente l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dall'11 maggio torneranno nelle piazze di Napoli, di Avellino, di Benevento, di Caserta e di Salerno i gazebo gialli, dove i cittadini potranno trovare prodotti alimentari, cibo sano e a chilometro zero. Nell'ordinanza sono previste norme stringenti, le linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, con prescrizioni per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di tutti. Si tratta di un importante passo in avanti, ha commentato Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale, che rimette in moto il rapporto virtuoso tra noi ed i cittadini. Lunedì 11 maggio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti, l'originale rubrica ideata e curata dal giornalista critico musicale Enrico Salzano e anche storico, che questa volta punta le sue luci sulla storia del clarinettista Vitolo Fasoli, personaggio singolare che portò la voce del suo strumento nei locali e nei luoghi di culto dove si cimentò con altri in toccanti esecuzioni di musica sacra. La direzione dei punti vendita primi anni di Benevento ed Avellino comunica all'aspettabile clientela che gli store restano aperti tutti i giorni, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Primi anni ad Avellino in Viale Italia, a Benevento in Via Cassella. Primi anni, gli store di mamma e papà, sempre al tuo fianco. Prosegue il progetto enogastronomico del gruppo editoriale di TV7, nato nel 2012 con una nuova rubrica, A tavola con TV7. Si tratta di un nuovissimo format che vi consente di diventare protagonisti con le vostre ricette e pietanze preferite, inviando alla nostra redazione video e foto tra i fornelli. Proponete i vostri piatti finiti o in corso di realizzazione, scrivete le ricette e le vostre idee per renderle più buone con l'ingrediente segreto. Date spazio al cibo e alla fantasia e sarete gli attori della nostra nuova rubrica A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in TV, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi: info@tv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme. L'istituzione di una cabina di regia in seno all'unità di crisi regionale, che vedrà il diretto coinvolgimento di CONI e federazioni nelle decisioni da prendere per la ripartenza dello sport in Campania, è quanto è stato deciso nel corso di un incontro convocato dall'unità di crisi regionale con le federazioni sportive del CONI per affrontare le diverse problematiche del comparto. È stata una riunione proficua e collaborativa, nel corso della quale, per la fase 2, è stata definita una linea comune organizzata per la ripresa progressiva delle attività, sempre compatibilmente con i risultati del monitoraggio costante dei dati sanitari.
Abbiamo voluto dare anche per il mondo dello sport, ha spiegato il governatore De Luca, un messaggio chiaro, cioè lavorare per un ritorno alla normalità senza demagogia e in pieno controllo sanitario. Nel corso della riunione sono state affrontate anche le questioni relative alle palestre scolastiche, alle società sportive, alla possibilità di accesso alle misure di sostegno delle stesse società. L'unità di crisi acquisirà i protocolli e le linee guida di ogni disciplina con l'obiettivo di giungere progressivamente alla piena ripresa delle attività sportive in Campania. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.